siamo qui per capire meglio, insomma, soprattutto se riusciremo ad entrare. Chi lo sa se riusciremo ad entrare a vedere il primo punto dove fu sepolta Matilde di Canossa. Staremo a vedere. Comunque, questo è il centro storico, questo è qua. Centro storico. Buongiorno e benvenuti amici, buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo arrivati al decimo episodio della sesta serie del Paesano di Provincia. Esatto. Siamo vicino a Cavezzo, e proprio giù di là c'è l'osservatorio di Cavezzo, che proprio l'abbiamo appena passato, ma comunque è molto piccolo. Ci ho fatto un video, era a proposito del meteorite di Capodanno, no? Quello del 2020, no? Era cascato proprio qui nei dintorni qua, e allora... Ma comunque, decimo episodio della sesta serie del Paesano di Provincia, eccoci qua! Un po' di benza, un po' di rifornimento per la macchina. Guarda, ho trovato anche questo posto qua che ce l'ha 1,73,9, cioè, pazzesco. Comunque... Si sta preparando un bel acquazzone lì davanti, ma non ci interessa, perché il decimo episodio sarà uno tra i più belli, e quindi si conclude l'itinerario dedicato ai castelli matildici e ovviamente alle terre matildiche. Esatto, le stesse che abbiamo visto negli ultimi episodi, ma oggi andremo a vedere il luogo in cui Matilde decise di passare gli ultimi anni della sua vita e poi dove fu sepolta per la prima volta. Meteo permettendo, ovviamente. E insomma, sì, oggi ho scelto una giornatina abbastanza variabile, detta così, anche perché ci sono dei nuvolozzi che non si lasciano intimidire dal Paesano di Provincia, quindi, però va bene, dai, bisogna insomma ogni tanto affrontare anche il tempo, affrontarlo in maniera decisa. E quindi andremo avanti con il nostro racconto del decimo episodio. Ci siamo. Oh God. Cos'è tutto quel casino che c'è lì? No. Ecco amici, siamo nei paraggi del Bondanazzo, la corte del Bondanazzo, dove Matilde di Canossa decise di passare gli ultimi anni della sua vita. E insomma, eccoci qua, qui davanti c'è una latteria lombarda, comunque no, aspetta, qua siamo ancora in provincia di Reggio, dove Matilde di Canossa si è così, insomma, ha finito la sua epoca, diciamo, no? E insomma ragazzi, questo è un giro all'interno, ce l'ho fatto così tanto per fare, ma come vedete dalla corte del Bondanazzo ci sposteremo verso San Benedetto, poi in Polirone arriviamo. E allora salite in sella pure voi amici, salutiamo i lavori in corso della corte di Matilde, ci torneremo e dirigiamoci verso la Lombardia. Sì, perché fun fact, eravamo proprio al confine. Pensate che la corte stava in Emilia e la latteria in Lombardia, pazzesco! Prossima fermata? San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Andremo a visitare l'abbazia di Polirone, dove fu sepolta Matilde il primo giro. Oggi i resti della Gran Contessa sono in Vaticano, ma poi vi spiego meglio. Ora, rieccoci a ripercorrere questo tragitto per la seconda volta. Sì, perché qualcuno cancellò l'intero file di video preziosissimi girati qualche tempo fa. Pensate, all'interno dell'abbazia. Poi la colpa è stata sua, È stato lei. Ma quando mai? Ma per piacere, va là. No, perché io l'avevo salvato bene. Ma hai salvato cosa? No. Che si è inventato mille scuse per fare montare i nostri... Faccia affari suoi e pensi a guidare, va. Così, ecco, io guido, vabbè, tranquillamente, sì. Sono attento, anche se guarda, c'è una macchina dietro, va bene che la vedete. Ma pensa qua. E poi, però, non rompa le balle a chi sta guardando il video. Oh, sempre pronti a polemizzare su tutto e tutti. È così. Va là, si vergogni. E se ne faccia una ragione, caro il mio signor Pappettano. Cos'è tutto quel casino che c'è lì? No. L'altra volta c'era molto meno. Casino, insomma, lo dica. Era più accessibile anche. Adesso qui ci sono tutti i bambini, famiglie. Sapete, il Paesano di Provincia. Eccoci, visto?
comunque insomma non sarà possibile entrare e uscire come magari speravo, insomma, di fare una qualche ripresa dall'interno. Provo a sentire qui all'informazione turistica, vediamo cosa ci dicono. Salve. Ho visto che è impegnato oggi. Stanno facendo le confessioni. Ah, ho capito. Quindi, infatti ho visto. Mi dispiace. Comunque niente, vuol dire che doveva andare così. Niente, lì è successo qualcosa, una svista da parte della nostra regia. I maroni. Ha cancellato tutto. Ma per piacere, tutti i file, diciamo. Guardi, era meglio non dire niente. Tutti i video che avevo fatto l'altra volta. Eravamo anche entrati dentro a vedere proprio bene. Fu sepolta Matilde inizialmente. Tutto questo che vedete intorno alla chiesa è il monastero di Polirone. Oggi bambini a tutto andare, li evitiamo perché insomma è così. Ecco qua, vi faccio vedere la pianta dell'abbazia. Comune di San Benedetto Po in Polirone. E questo è l'ex monastero. E noi siamo lì. Ah, eccoci. A voi, uno fra i più grandi complessi monastici benedettini italiani, in tutto il suo splendore. L'abbazia è costituita da numerosi edifici. In origine erano destinati alle diverse attività svolte dai monaci. È un luogo dalle origini molto antiche. Fu fondata nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno di Matilde. Il nucleo centrale si articola attorno ai chiostri e questo è uno dei tre, il più accessibile a tutti. Qui la presenza spirituale della Gran Contessa è molto sentita. Eccola a cavallo, potente e trionfante. Oltre alla grandiosità del monastero e l'aspetto cluniacense dell'abbazia, all'interno sono presenti diversi luoghi di culto, come l'oratorio di Santa Maria, costruito fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, luogo in cui verrà sepolta Matilde inizialmente. Oggi il sepolcro della duchessa si trova a San Pietro, sotto alla statua matildica del Bernini. La chiesa abbaziale fu più volte modificata nel corso dei secoli. Esistono ancora oggi elementi della sua prima fase medievale, fino a raggiungere un assetto pressoché definitivo e cinquecentesco, grazie alla formidabile opera di Giulio Romano, un celebre allievo di Raffaello. Allora, abbiamo visto un po' l'interno, abbiamo visto questa parte, le belle statue che sono qui ad accoglierci quando si arriva. Poi ci sono vari chiostri all'interno. Proviamo ad entrare e vedere quanto è bello almeno questa parte qui. Poi vediamo se magari dopo ci fanno entrare. Vediamo. Chi lo sa. Siamo un po' sfortunati sto giro qua, perché vedete che qui c'è un chiostro, ma è... ci facciamo un giro qui intorno, ma vediamo. Ma ecco, qui forse c'è anche un'altra... museo civico, ah ok, questo è il museo polironiano. Quindi quando dovesse capitare che venite a farvi un giro qui, c'è il museo civico. Ebbene, allora sì, stanno lavorando dietro al chiostro, insomma si vede. Quindi, che se c'è un altro... Questo è molto bello. Da qui siamo praticamente, sì, insomma è l'ingresso del museo. Il museo e l'ingresso è qua. Piazzetta Tedaldo di Canossa. Ci facciamo un giro all'interno del centro storico a questo punto, perché insomma voglio dire, siamo in pieno centro. 2 anni di pandemia, qui fermi. Far pazienza, eccoci qua adesso di nuovo con un altro fattaccio storico che stiamo attraversando. Da qui si entrava e si andava proprio verso l'abbazia. E poi, lì, benvenuti. Una bella piazza, veramente molto molto grande. Parte è stata utilizzata per i parcheggi, perché poi alla fine penso che da questa postazione, quando verrete, penserete anche un pochino al paesano di provincia. Nel frattempo vi auguro tante belle cose e mi raccomando, likeettone estivo, anche se purtroppo non peccato. È devono anche farmi entrare. Paesano di provincia, già,
A volte il treno però passa una volta sola e se non fai in tempo a salire o ti dimentichi di obliterare, sono poi cazzi, come si suol dire. Dovrai cercare di recuperare un po' la bene meglio. Non tutte le ciambelle ritornano ad uscire col buco, no? Diario del paesano. Presenti, eccoci qua. La speranza è sempre l'ultima a morire. In fondo ce l'abbiamo messa tutta. A volte va bene tornare a casa anche a mani vuote, o quasi. L'importante è giocarsi le partite, poi a volte si vince, a volte si perde. C'est la vie. Voleva aggiungere qualcosa, signor paesano? Saluto tutti quanti, ringrazio ovviamente per essere stati così gentili da mettere anche dei like toni estivi a tutti. Ecco, iscrivetevi già che ci siete. Ringrazio anch'io tutti quanti e per le polemiche non fateci caso. Per un po' di intrattenimento, questo ed altro. Chiudiamo, va bene, e arrivederci.